La vita è un'avventura dove niente è statico. Una libertà completa e duratura dalla malattia è solo un sogno. Ma sogno o no, tutte le persone desiderano non soffrire, provare la gioia di avere un corpo e una mente sana, vivere a lungo sulla terra, in armonia con il loro ambiente e vivere una vita produttiva. Per realizzare questo sogno sono stati investiti tempo e denaro nella ricerca medica. I servizi si sono moltiplicati a tal punto che quella della salute è una delle industrie più importanti. Nonostante ciò, il garantire salute è ancora troppo spesso un sogno. Ma il genere umano, incurante degli ostacoli, continua a combattere la malattia. Si sono sviluppate nuove teorie ed è ormai acquisizione comune che occorra riunire sforzi e risorse in termini e progetti di prevenzione. L'operatore sanitario deve considerarsi autore e attore in questo processo evolutivo e non dimenticarlo mai, anche quando nella consuetudine quotidiana non ricorda di adottare anche semplici atti e comportamenti che diminuiscono o addirittura annullano il rischio. Tenendo sempre presente il soggetto del proprio lavoro, cioè l'uomo. Scienziati e medici del passato, nello sforzo di capire l'uomo, lo hanno isolato, separato dal suo ambiente naturale, gli hanno separato la mente dal corpo. Oggi riconosciamo che gli organi ed i sistemi del corpo non sono entità separate, ma sono strettamente collegati. Ci rendiamo conto che, anche se la malattia possa interessare un organo o un apparato, le manifestazioni e le conseguenze di essa interessano corpo e psiche. Sia questo pensiero sempre presente nella coscienza dell'operatore, che doverosamente deve preservarsi dal rischio di ammalare, e ricordi che pur indossando camici, guanti, mascherine e visiere protettive, niente e nessuno gli impediscono di comunicare calore, comprensione e stima alla persona che sta curando. Isolare e proteggere il proprio corpo non significa isolare e annullare la persona malata. Tutti gli operatori sanitari debbono usare routinariamente idonee misure di barriera nei casi in cui si preveda un contatto accidentale con il sangue o altri liquidi biologici. Camici e grembiuli vanno indossati durante l'esecuzione di procedure a rischio. Mascherine e visiere protettive vanno indossate per prevenire l'esposizione delle mucose della bocca, del naso e degli occhi. È indispensabile indossare i guanti prima di venire a contatto con il sangue, mucose e cute non intatta di tutti i pazienti, nonché per eseguire venipunture o altre procedure di accesso vascolare. Osserviamo adesso ciò che l'operatore non deve assolutamente fare.
ottimo e di auspicabile divulgazione è il sistema chiuso per il prelievo del sangue, che come potremo osservare annulla il rischio di contatto. Osserviamo adesso ciò che l'operatore non deve fare. Devono essere lavate accuratamente e correttamente, prima dell'inizio e dopo l'esecuzione di qualsiasi manovra, ma in modo particolare immediatamente dopo si dovesse verificare il contatto accidentale con il sangue o altri liquidi biologici.
per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere inseriti nei gocciolatori, gesto che, come possiamo vedere, comporta un alto rischio di punture, e non devono essere rincappucciati o volontariamente piegati o rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Adottare le necessarie misure per prevenire incidenti causati da bisturi o altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre. Dopo l'uso, gli aghi, le lame di bisturi e altri oggetti taglienti debbono essere riposti per l'eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura.